Salve, siamo arrivati al quinto dono dello Spirito Santo. Il quinto dono si chiama conoscenza. Conoscenza. Allora, prima mossa, dobbiamo vedere cos'è la conoscenza nel nostro mondo. La conoscenza del nostro mondo è qualcosa di superficiale. Vi dico subito, mi ricordo l'anno scorso sono stato a Firenze per l'ennesima volta, sono andato a Santa Croce, era piena così di turisti che fotografavano tutto con lo smartphone, col tablet, in continuazione, tutto, ogni angolo. Sembravano tutti esperti d'arte, però sentivo i commenti, quelli nelle lingue che capivo, non sapevano nulla, non sapevano cosa stavano fotografando, no? Stavano tutto il tempo lì a fare il turista, questo è il tipico turista, dovunque va crede di conoscere, non capisce nulla. Un altro esempio nostro, io conosco tanti giovani che hanno fatto l'Erasmus, per carità, per alcuni è stato pure buono, ma poi stringi stringi, parli, qual è la tua esperienza? Il pub, la discoteca, cioè le stesse cose che sono qui in Italia, erano fatte in Francia, in Spagna, a Praga, le stesse identiche cose, perché nel mondo si fanno queste cose. C'hanno tutti le magliette Hard Rock Café, che sono tutte uguali, cambia solo il nome della città. Ecco, questa è la conoscenza, siamo proprio ridotti male, è una cosa superficiale. Allora, qual è il suo contrario? Il contrario della conoscenza, seconda mossa, quello che viviamo per i nostri peccati. Ecco, sono i nostri pregiudizi. Noi pensiamo già di sapere, siamo un po' curiosi certamente, ma pensiamo di sapere tante cose del mondo, di noi stessi e degli altri, magari pure di Dio. Tante volte si succede, no, che noi giudichiamo il prossimo, ci facciamo un'idea dell'altro superficiale, magari ci ha dato fastidio per qualche motivo, ecco, dice, quello è un cretino, gli metti l'etichetta, ecco, questo, il giudizio temerario è questo, tu vedi quella persona, vedi un cretino, non sai cosa c'è dietro, perché magari si è comportato male con te, non ti importa nulla. Ci hai messo l'etichetta, è come una scatola sul supermercato, no? Leggi l'etichetta, già sai tutto, non sai nulla, non sai nulla. La nostra presunzione veramente arriva alla stupidità più completa. Un'altra forma dell'opposto della conoscenza è l'ideologia. Ti fai uno schema di come vanno le cose nel mondo e cerchi di ficcarci tutto, quello che succede, quello che non c'entra dentro lo scarti. Allora, non è questo il dono dello Spirito Santo, della conoscenza. Di cosa si tratta? Io leggerei, per capirci, alcune parole di Gesù, famose. Dice così, perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello, lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Che significa? Significa che il primo problema è che noi non conosciamo noi stessi. La trave che è nel tuo occhio, questa superficialità, questa ottusità, questa propensione al giudizio, cosa coprono? Coprono una grande ignoranza di noi stessi. Che ha un doppio valore, adesso non posso approfondire molto, però da un lato ci fa un po' arroganti, un po' superbi, un po' orgogliosi, dall'altro ci deprime molto, perché non siamo mai all'altezza della situazione. Spariamo giudizi a destra e manca e siamo molto insicuri di noi stessi. Allora la conoscenza che viene dallo Spirito Santo è innanzitutto due cose, conoscenza di te stesso e conoscenza di Dio. Per questo viene dallo Spirito Santo. È impossibile conoscere se stessi senza conoscere Dio. È famoso un libro di Sant'Agostino, I Soliloqui, scritto appena convertito, dice adesso voglio conoscere due cose, Dio e la mia anima. Chi è Dio e chi sono io? Senza Dio non ci si può conoscere, sai perché? Perché Dio è misericordia e noi siamo pieni di peccati che ci scandalizzano, pieni di difetti, di insufficienze. Allora nessuno va a guardarsi dentro se non ha qualcuno che gli vuole bene anche nella sua insufficienza, anche nella sua miseria, anche nella sua povertà. Allora conoscenza di Dio e conoscenza di sé sono sempre accoppiate. Senza misericordia ci giriamo dall'altra parte, preferiamo giudicare gli altri e costruire la nostra vita sul nulla, su un vuoto terribile che in fondo non ti senti amato, non ti senti accettato,
fino in fondo. C'è sempre qualcosa, ipocriti, dice Gesù, che dobbiamo nascondere. Ecco, con l'amore di Dio tutto si fa luce e tutto si fa bene, tutte le ferite si sanano. Questa è la conoscenza, lo spirito che il Signore ci dà. E quando conosci te stesso puoi amare il prossimo, puoi rischiare, puoi amare, puoi perdonare. La vera conoscenza. Ti benedica il Signore e ti protegga.